maisenzaprofumo.it. Oggi vi farò vedere le differenze tra un megamare originale e il megamare falso. Ora vi starete chiedendo come mai ne ho uno falso in negozio. Un ragazzo è venuto da me, ha acquistato questo prodotto sui social, ha pagato in contrassegno questo tester ed è venuto da me e ha detto: guarda Marco, ho comprato questo, mi dispiace, però avevo visto l'offerta e ho detto: guarda, non lo spruzzare nemmeno perché veramente è merda. Eccoli qui. Questo è l'originale, questo è il falso. Il colore di Megamare è un azzurro profondo del mare, degli abissi marini. Qui invece parliamo di uno stagno vecchio e sporco. Poi ci sono altre differenze. Già dai tappi, guardate che roba è. La qualità del tappo è totalmente diversa, ma hanno cercato di invecchiarlo e di dargli un colore che va sempre in questo verde. Questo è l'originale, questo è il falso. L'etichetta, la qualità dell'etichetta, questo è qualcosa proprio attaccata liscia piatta, invece qui vediamo proprio una lavorazione della carta completamente diversa. Non esiste un numero di lotto sui falsi, ovviamente, invece noi nell'originale abbiamo sempre il lotto di riferimento. Per finire abbiamo la bottiglia, guardate che differenza, il taglio della bottiglia dell'originale è preciso, curvo, rotonda ai lati, il falso invece è tagliato al contrario e da una parte è tagliata pure male. Quindi se a casa avete questa ciofeca, buttatela direttamente perché non potrete mai sapere cosa ci sia all'interno. Fa parte di un mercato nero che comunque non guarda in faccia a nessuno, possono metterci qualsiasi roba. Questo è l'originale, non si vendono tester, quindi già quando vedete la parola tester scappate sempre. E poi le truffe più facili sono quelle col pagamento in contrassegno, perché non potrete mai contestarle. Sempre da rivenditore ufficiale, tutta la vita, maisenzaprofumo.it.